Non vi devo neanche dire con chi sono oggi, ragazzi. Uno dei chitarristi più importanti, più rinomati, più famosi d'Italia, Maurizio Solieri. Ciao, ciao a tutti. Grazie mille di avermi dedicato questo tempo qui alla Sonic Factory che ci ospita oggi a Tortona. So che sei molto impegnato con la presentazione del tuo nuovo libro, del tuo nuovo disco. Esatto. Sto facendo queste cose anche perché è proprio una, una voglia mia di intanto presentare dei prodotti che ho fatto che mi piacciono molto e soprattutto eh, scegliere le location giuste dove venga un pubblico di qualità che chiaramente ascolta uh, molto volentieri queste cose per parlare di musica, per raccontare la mia vita, come nel mio libro che si chiama Questa sera Rock and Roll, che è uscito in seconda stampa l'anno scorso, dopo essere uscito la prima volta nel 2009-2010, e poi questo vinile che è stato stampato in giugno e si chiama Resurrection. Per cui bene. A proposito di rock and roll, io ho una curiosità. Allora, quando tu devi comporre un brano, ok? Mm? E la mattina ti svegli o ti svegli contento o ti svegli un po' arrabbiato, un po' scazzato. Poi questo incide su quello che comporrai, cioè quando stai proprio incavolato nero. Mm, no, guarda, perché in generale, almeno per quanto mi riguarda, comporre della musica deve essere una cosa... Eh, che ti dia del good feeling, uh -huh. in poche parole, good vibes. good vibes e io non ho mai fatto dei pezzi incazzato, assolutamente in generale ci sono vari modi per scrivere delle canzoni e in generale non so se mi, se mi frulla per la testa un riff, un certo giro di accordi lo fisso subito sul telefonino perché io <ride> dal punto di vista tecnologico proprio è la mia generazione che così assolutamente poi non sono neanche interessato a, a imparare più di tanto per cui io mi fisso il riff poi magari dopo un po' ci lavoro sopra, oppure dei pezzi magari mi è successo negli anni che siano venuti tutti in un colpo, oppure non so, anni fa, quando c'erano questi registratorini a nastro, me lo tenevo in macchina e delle volte no, 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 no no no, un altro, no, 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 oppure una volta ho sognato un, un brano e allora mi sono svegliato ancora mezzo addormentato e l'ho registrato avevo l'amplificatore la chitarra di fianco al letto e l'ho registrato l'ho appuntato su un registratore sono tanti <ride> modi ma non sono l'unico eh. se tu vai a leggere le biografie un po' di tutti i grandi musicisti tu leggerai Paul McCartney Eric Clapton ehm, Jeff Beck eh, tutti quanti, Rod Stewart eh, tutti hanno più o meno avuto queste cose insomma Ma sai che eh, nell'interessamento a quello che stai dicendo ci siamo dimenticati di berci il nostro caffè? Beh ci vediamo adesso. certo. Cioè. è proprio come nell'Ottocento: eh si sì, è eh? la posa, il ditino, il ditino. Rigorosamente su Ah buono! Sei un po' freddato, però va bene. <ride> Maurizio, il riff tuo composto da te, che preferisci, che preferisci? Questo è il riff hard di questo brano che ho scritto per Vasco dal punto di vista musicale che si chiama Lo Show. Il riff non tuo che però avresti voluto fosse tuo. Beh, famosissimo, Led Zeppelin Walla Lotta Love. Uh -huh. Beatles. Uh! <laughs> Tutti i classici del rock. Fantastico. <ride> e senti, visto che eh, in un caffè con Giorgia si parla spesso di tempo, nella musica, nella tua musica, quanto conta il tempo? Beh, il tempo cerco sempre di averlo, ma a me non piace fare le cose di fretta, però delle volte insomma voglio dire, in decenni e decenni di tour, di registrazioni, di tour con vasco, di, 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 di prove perché insomma ricordiamoci che dietro un grande spettacolo c'è almeno un mese e mezzo di prove tutti i giorni, dalle 11 del mattino, pausa pranzo e poi fino alle 8 di sera. Per cui a volte bisogna fare le cose velocemente, però fatte bene, capito? Per cui è... poi insomma il professionista deve essere un po' abituato a tutto. Alla pressione anche. Eh, esatto, esatto. E direi che tu insieme a Vasco, anche poi tu da solo, cose bene ne avete fatte tante. Ma la grande, io sono molto soddisfatto della mia carriera, e ho scritto delle, cioè voglio dire, quando vedo mio figlio che va a scuola e eh, sui li... Quando era le medie, eh? cioè vedevo sul libro delle medie, c'è chi dice no, Rossi Soglieri, dormi, dormi, Rossi Soglieri, sui libri di scuola. Beh, fantastico! Che te lo dico a fare? E infatti, allora. senti, so che eh, visto che ci siamo sentiti al telefono prima, tu hai portato due orologi. Eh, tu giustamente mi hai detto, Ma io non sono tanto fissato con gli orologi, ah, no. però visto che ne hai, facciamo no. vedere qualcosa. Allora, altro. io sono appassionato, ma fin da quando ero ragazzino, eh. Sono sempre stato appassionato di tutto quello che è vintage, ma dai primi del Novecento agli anni '50, magari primissimi anni '60, qualcosa. Quindi, dai romanzi polizieschi dell'epoca alla musica, perché poi io ho ascoltato, amando la musica e avendo un, una buona cultura musicale, ho ascoltato anche tanto jazz, tanto blues. E casa mia sembra un negozio di modernariato, cioè, <ride> veramente allora, lampade d'epoca, macchine fotografiche d'epoca. E poi cosa c'ho ancora? Ehm, e cosa c'ho ancora? Beh, mobili d'epoca, chitarre d'epoca. Però eh, diciamo che eh, le chitarre, diciamo, più vecchie le ho vendute perché il problema è. Che se è degli strumenti degli, degli anni 50, il problema poi è che li puoi usare qualche volta in studio. Ma dal vivo, allora, tour dove c'è una variazione continua di temperatura, quindi dal arrivi, non so, nel palasport ghiacciato eh, prima ancora che sia acceso il riscaldamento, a, a gli stadi in luglio con delle caldane allucinanti. Per cui, gli strumenti, diciamo, più delicati tutti originali, dopo che si scordano, per cui quelli li ho venduti, però ne ho tenute tante. Ma Re... occupano anche tanto spazio le chitarre? Anche sì, anche. beh, ne ho a casa 35, ho no. tutta una rastrelliera, però gli strumenti, diciamo, anni 70, io poi ho anche una Gibson SG del 1965 tutta sgraffignata, perché a me gli strumenti piacciono usati, sono dei miei amici che poi lo fanno più che come collezionisti, che hanno tutti questi strumenti intonsi, bellissimi, tutti lucidissimi, e sono vissuti. È certo, è un po' la stessa storia degli orologi. Esatto. C'è chi si tiene l'orologio chiuso in cassetta di sicurezza, in cassaforte, perché lo e tiene Non pieno... se lo mette mai. Esatto, <ride> se lo guarda, se lo lucida, così con il panno. Esatto. E c'è invece chi lo indossa tutti i giorni e vive una vita con Come faccio corso. io, come faccio io. E... Io, eh, ripeto, non sono neanche per quanto riguarda gli orologi, non sono un collezionista, non mi interessa, però mi affascinano, mi piacciono. Ad esempio, oggi eh, eh, ho questo Omega, Omega, non so mai come, come si pronuncia, perché esatto, al liceo bello. dicevano Omega, poi delle volte sento Omega. Ma io dico Omega. Omega, Omega, è un Seamaster lo facciamo, vuoi farlo eh, vedere tu? lo facciamolo vedere, sì eh. assolutamente questo, questo è mezzo... bello usato, bello usato perché me lo metto da una ventina d'anni e questo è un pezzo che non si vede tanto eh, tutti i giorni no. anzi eh, direi che tu dici non sono un collezionista questo è un oggetto da collezione piuttosto raro è chiaro non ha un certo. valore di centinaia di milioni di euro no, no. ma quello che conta alla fine è il valore sentimentale e certo, il percorso certo, certo, che fai certo. con lui poi ha questa forma rettangolare, molto tipica dell'epoca. Poi è un quarzo, è bello, e poi è davvero qualcosa che non vedi tutti i giorni. Quindi sono contenta che tu abbia portato questo. Esatto. No, ma poi ci sono affezionato perché è uno degli orologi che porto di più, eh, per cui è bello, è pesantone, però ci si abitua. Io sono abituato a mettere orologi, ma ne ho anche di quelli più grossi. Eh, per cui mi piace molto, eh, però ne ho portato un altro, eh, infatti, fra l'altro, con la sua custodia. no Perché oh, tu, tu mi insegni che allora l'oggetto da collezione deve avere dentro, non c'è la, la spiegazione, le robe, sì, eccetera. Sì, c'è eccetera. la sua scatola. Però eh, ho visto che c'era, allora l'ho portata. Ma eh, è fatto bene anche questa, comunque una chicca. Militare, sì. eh, mi accennavi che ti piacciono gli orologi? Sì, io militari. sono un grande appassionato di tutto quello che è militare, da, dalle camicie ai pantaloni con i tasconi, ai gilet, tutti quanti, mi piacciono molto i film di guerra, mi piacciono i film, molti film d'azione, per cui assolutamente questo, questo allora. Porsche design military modello military, devo dire è un bel orologio. Sì. Anche perché è un orologino con, del, con certe funzioni. Questo credo regalo, che sia dell'80, primi anni 80, credo. Eh. E comunque Porsche Design è un brand che all'epoca eh, certo. costava una cifra, oggi ne costa eh, certo, uno molto superiore. Certo, assolutamente. E io sapevo che saresti venuto con un vintage quindi ti rispondo con un modernissimo. Esatto. Con un Orkane che è un brand molto fresco, nato da poco e in particolare ho scelto il modello Independence scheletrato. Mi piace molto questo dettaglio del quadrante scheletrato, che è anche qualcosa che non vedi in tutti gli orologi. Ecco. Che anche se ha una cassa robusta da 42 mm in acciaio, al polso non lo sente neanche da quanto è leggero. Quindi facciamo un po' guerra vintage contro moderno. Oggi. Esatto, <ride> prima dell'ultima domanda. Ti chiederai un favorino. Me lo firmi il libro. Certamente. Grazie. E le voilà. Eh, grazie. Poi eh, a mio marito dovrai firmare una chitarra, mi sa. Ce l'hai? Te la sei portata? E allora... Tu... <ride> E eh, va bene, è un'occasione per rivederci. Va bene, dai okay. alla grande. Va benissimo, se tu potessi tornare indietro nel tempo, dove andresti? Beh, mi piacerebbe tornare alla fine degli anni Ottanta, inizio anni 90. Perché intanto c'era molta più libertà. Il pubblico era molto più curioso, seguiva le cose e non era distratto da tutta questa tecnologia che devo dire insomma è un po' stufato insomma. E, e, e poi soprattutto adesso danno la possibilità ai non talentuosi di poter andare su dei palcoscenici importanti e di guadagnare un sacco di soldi. Vero. Grazie mille, Maurizio. Prego, madame.